ringrazio per essere qui stasera. Ci sarà questo incontro sotto forma di dialogo e di interventi di Tommaso Winger, che farà delle performance alternate agli interventi, poi agli altri interventi. E parliamo per parlare di questa mostra, in particolare del tema e del lavoro di queste due artiste e del tema che è, diciamo, centrale. Il titolo della mostra è Corporale o del corpo. In questo particolare momento storico nel quale la nostra società sembra essersi trasferita nel territorio virtuale del cyberspazio, e nell'era della, diciamo, del dominio dell'immaterialità, della morale telematica, e in questa che, diciamo, sta come dire, diffondendo una sorta di cultura dell'astrazione. Penso che tutti, anche dalle derive pericolose, penso che tutti possiamo percepire una sorta di indifferenza crescente e di autismo, quasi autismo emotivo, che rende sempre più difficile la relazione tra le persone. Quindi mi è sembrato particolarmente interessante che queste due artiste lavorassero su questo tema. Il corpo, quindi, proprio invece come sonda conoscitiva del mondo, come simbolo di significati molto più profondi che rimandano di fatto a concetti essenziali come quelli di umanità e di vita. Da questo punto di vista, infatti, la scelta di mettere a confronto nell'ambito dello scenario artistico contemporaneo il lavoro di queste due artiste, seppure diverse per generazioni e al di là della questione femminile oggi così rilanciata, diciamo così, nasce proprio non soltanto da alcune sorprendenti contiguità formali che si possono vedere, ma appunto soprattutto dalla centralità che nella loro ricerca ha rappresentato questo tema. Il corpo di cui si parla, quindi, come dicevo, non solo al femminile o declinato al femminile, ma credo riguardi proprio più in profondità l'essere umano e il suo entrare in relazione con il mondo. Questo è un po' la spinta, diciamo, che abbiamo condiviso con Laura, curatrice e con me di questa mostra, appunto nel realizzare questo progetto. Poi volevo per concludere una piccola citazione riguardo alla questione, all'eterna querela femminile, che in questo momento è super attuale anche da un punto di vista mediatico, quindi divagando ma non troppo, di una famosa filosofa e scrittrice della fine del Settecento, Mary Wollstonecraft, una specie di pioniera del femminismo, che dice esattamente questo: le donne sono schiave in senso politico e civile proprio perché hanno troppo potere indiretto e perdono la dignità a causa della loro avidità di procurarsi questa illegittima autorità. E con questo passo la parola a Laura Cherubini e grazie. Allora, la mostra si chiama Corporale, tra l'altro è il titolo di un libro di un romanzo molto bello di Paolo Volponi, proprio per identificare questa linea di lavoro sul corpo che spessissimo ha attraversato il corpo femminile, è passata per il corpo delle donne. Questo, per esempio, è stato proprio messo in scena qui a Roma pochi mesi fa in una mostra curata da Paolo Golini alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma, dove è, tra l'altro, era presente anche il lavoro di Bianca Menna, Tommaso Winger, qua bisogna vedere come chiamarla, che identità, che genere darle, perché c'è cioè, e in quella mostra proprio anche Paola aveva riportato, tra l'altro, le parole di una femminista storica che aveva detto: performance e femminismo sono quasi sinonimi praticamente. Quindi di questa coincidenza in qualche modo tra performance e femminismo magari poi ci parla Paola. Il corpo è qualcosa, è diventato a un certo punto con la body art un materiale dell'arte. Spesso
spesso questo ha avuto molto a che fare con la tradizione della psicanalisi. Pensiamo a Jacques Lacan, che aveva detto: chi non parla con la lingua parla con la punta delle dita, quindi effettivamente il corpo parla. Alighiero Poetti aveva detto, anzi aveva scritto in silenzio con la mano destra e la mano sinistra: ciò che sempre parla in silenzio è il corpo. Quindi il corpo ha un suo linguaggio, il fatto che sia un linguaggio in qualche modo silenzioso lo lega particolarmente proprio al corpo femminile. Ma quello che ci ha portato a realizzare questa piccola mostra, così una deliziosa campionatura di chicche dei lavori delle due artiste, è stato anche il fatto che la coincidenza che sia nel lavoro di Bianca, che è un'artista storica, che è un'artista di un'altra generazione, eccetera, che è un'artista anche della scrittura, della poesia, della performance, c'è stata una sua lettura di poesie poco tempo fa alla Galleria Comunale d'Arte Moderna, curata da Claudio Libero Pisano, che non a caso anche lui qui, e di Donatella Staziani, che è un'artista di un'altra generazione, molto più giovane, anche il loro lavoro è anche molto diverso, però ha presentato delle singolari coincidenze che io credo, e affinità che io credo che voi della mostra potrete cogliere, soprattutto nell'aspetto scaturisce quando il corpo viene coniugato al femminile, viene legato al tema dell'abitare, quindi al tema della casa, della dimensione domestica. In qualche modo il corpo femminile è sempre legato a questa dimensione. Noi, entrando nella mostra, siamo accolti da due lavori profondamente diversi tra di loro, ma che in ambedue i casi adoperano questo elemento della carta da parati. La carta da parati è un po' il rivestimento della casa, il vestito della casa, la pelle della casa, e come la pelle del corpo è il primo confine tra la persona e il mondo, il secondo confine è proprio il vestito, l'abito, e il terzo è l'abitazione, le mura domestiche, no? E la casa in qualche modo è l'estensione, l'espansione del corpo. E in queste due artiste, così diverse per il loro percorso di lavoro, però si trovano, questi due temi si trovano dialetticamente coniugati. Tommaso Binga, questo è lo pseudonimo del maschile da lei scelto, esponente molto importante di tutta la tradizione della poesia fonetico-sonora performativa italiana contemporanea, e appunto, come ha scritto Paolo Golini, come forma di protesta di fronte ai privilegi maschili decide di adottare un nome da uomo, e quindi le scritture viventi di Binga nascono dunque con l'obiettivo di creare un'alternativa radicale al linguaggio maschile. E infatti in questa scrittura vivente vediamo un alfabeto che è scritto direttamente dal corpo, dove il corpo si trasforma direttamente in segno. E il corpo femminile è nudo proprio perché il nudo, o come una volta mi aveva fatto notare Fabio Mauri, il nudo oppone resistenza alle ideologie, e quindi il dominio maschile è una forma di ideologia, è una delle ideologie dominanti, per cui il corpo nudo oppone una resilienza maggiore a questo. E così sotto gli occhi del pubblico avviene a vista praticamente la metamorfosi del corpo femminile in parola, e a un certo punto il corpo dell'artista stessa diventa carta da parati, perché c'è una foto di Bianca che vedrete, perché io la vorrei pubblicare nel catalogo, dove lei appare con un abito proprio fatto di questa carta da parati solcata da questa scrittura molto sottile. Ma la carta da parati, come si vede appunto nella prima sala, è protagonista su cui far pesare e anche riposare le silhouette. E quindi viene in mente anche appunto una fotografia di Donatella eseguita dal fotografo Giovanni De Angelis, che anche vorrei inserire nel catalogo, che riprende Donatella proprio dormiente su una scrivania, no? Perché appunto in Donatella è molto importante il tema del corpo, ma anche il tema della postura, come vediamo per esempio nel disegno.
lei mi aveva detto, appunto, tornata a casa da San Pietroburgo, ho ridisegnato la planimetria della casa così come la ricordo, quindi una specie di pianta emotiva, di ricordo, di pianta rivissuta nel ricordo, non tanto reale quanto ricordata a memoria, trattenuta a memoria. E poi, appunto, come la carta da parati, appunto anche il perimetro del corpo diviene un contenitore all'interno del quale disegnare con quel tratto leggero, molto sensibile, il gesto del disegnare, ne parleremo poi con Donatella, è molto importante. Poi di Donatella abbiamo un progetto che si intitola Fuga, con queste due piccole maquette a forma di guscio di noce con dei minuscoli materassi all'interno. Ora, questi materassi nel guscio di noce alludono proprio a un letto con una forma concava e una convessa, e io, quando appunto Donatella mi ha proposto questo lavoro, avevo pensato alla fiaba di Pollicina, cioè questa bambina talmente piccola, talmente minuscola, nata in un fiore, che aveva per letto un guscio di noce e il cui materasso era un materasso di foglie di viola e la coperta era un petalo di rosa. E poi, appunto, questo guscio di noce aveva viaggiato, perché ricordavamo con Donatella che era stato portato su una ninfea nella corrente di un ruscello, di un fiume, e quindi il letto non è un luogo solo per dormire, per stare, ma in qualche modo un luogo per viaggiare, un luogo per viaggiare e per sognare, che è un viaggiare a occhi chiusi. E infatti Fuga, il titolo è Fuga, quindi è qualcosa che scappa, qualcosa che viaggia. Pollicina fugge, perché la vogliono far sposare con Lorenzo Rospo. Con Rospo, brava, esatto, lei non si vuole sposare con Giammani, quindi se ne va. Con questo microletto se ne va sulla foglia di fior di loto, e Fuga, appunto, è il titolo, proprio perché per questa cosa che ha ricordato Paola, perché poi in tutte e due le artiste c'è un aspetto molto forte favolistico e anche un aspetto molto forte ironico, e questo è anche un altro punto di contatto interessante. Ma Fuga è anche un termine musicale, è un termine musicale, è un termine che viene usato nei titoli di brani musicali, e il suono è anche importante nel lavoro di Donatella, tant'è vero che anche quando lo disegna, lei in qualche modo pensa al suono della matita, si sente accompagnata dal suono della matita, a parte che il disegno è proprio, come dire, la più naturale estensione del corpo per un artista. E quindi, ecco, io questo è un po' la piccolissima introduzione che io e Erika volevamo fare per spiegare anche e soprattutto a chi non l'avesse ancora vista la mostra, ma ora lasciamo spazio alla nostra performer. No, comincerei proprio con questa poesia della carta da parati e inizierei con due presentazioni, due biografie, due autobiografie. Questa poesia è stata eseguita in occasione di una mostra già nel 1977 di una installazione di carta da parati di un ambiente identico a quello che è stato costruito all'Istituto Nazionale per la Grafica, adesso e in quell'occasione calcografia nazionale nel corso di una mostra di artiste italiane e lituane curata da Brigitta Cardinale per contestualizzare, che si è aperta pochi giorni fa. Allora, in quell'occasione io indossavo anche una carta da parati, in cui è attaccata alla parete, sì, recitavo questa poesia, mi confondevo con la parete, che era la stessa carta della parete. Io sono una carta a quadrettini, io sono una carta colorata, io sono una carta velina, io sono una carta strappata. Io sono una carta assorbente, io sono una carta vetrata, io sono una carta opaca, io sono una carta perforata, io sono una carta trasparente,
Io sono una carta piegata, io sono una carta semplice, io sono una carta bollata, io sono una carta da imballaggio, io sono una carta da lettera, io sono una carta da parato, io sono una carta, un cartone, una cartuccia e va sparata! Boom! Nella mia vita da 0 anni a 15 anni, quindi da 0 a 15 questa biografia, oltre non so da i tuoi primi 15 anni. E quindi è intitolata Radio Taxi Story, ovvero autobiografia. 202 202 puntini sospensivi 202 202 puntini sospensivi 20 febbraio pesci 20 febbraio pesci ascendente toro ascendente Salerno 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 nacqui qui nacqui qui, piccolo Pacini 9, piccolo Pacini 9, nacqui qui, nacqui qui, angolo Sant'Andrea, centro storico, nacqui qui, nome, nome, Bianca, Bianca, Bianca è un aggettivo, aggettivo sostantivato, sostantivato in astratto, Bianca, 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 in colore, in sapore, in odore, asilo, 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 so già, già lo so, asilo, so. Quindici anni, primo bacio, assaggio, saggio ginnico, saggio, primo bacio assaggio, e il sapore, e il sapore. Ma mi spalla il cuore, ma mi spalla il cuore, e il sapore, sapore, ma mi spalla il cuore, ma mi spalla il cuore. Allora, dopo questa lettura di performance di Bianca, in effetti prendere la parola è tostissima, però vedremo di dire qualche cosa, non proprio cretino. Allora, la performance è un paradigma del femminismo stesso, afferma l'artista Josephine Withers, perché, come afferma la sua collega Shelley Gorke, noi siamo sul palcoscenico in ogni momento delle nostre vite, recitando ognuna di noi una parte. Il che è vero, questa è la vita delle donne. Quindi quando si dice che l'arte femminista, femminile delle artiste donne è strettamente ricollegata alla performance, è vero. Questo perché le artiste donne, intanto bisogna, facciamo una premessa,
fino alle primi anni 50, metà anni 50, in America, quindi in Italia non la nomino neanche perché non esisteva, ma in America non venivano organizzate mostre di artiste donne, per il semplice motivo che un'artista donna non veniva considerata un'artista seria e soprattutto non veniva venduta, quindi perché un gallerista doveva fare una mostra in galleria di un artista che comunque nessuno avrebbe comperato? Quindi voi pensate che lunga strada è stata fatta per arrivare all'oggi, in cui fra le artiste più interessanti, anche molto ben quotate del panorama artistico contemporaneo, ci sono tantissime donne, Shirin Eshart, Annalina Abramovic, cioè adesso è inutile fare i nomi, però insomma. Quindi la strada è stata molto lunga, molto tortuosa, molto difficile, ancora c'è un grande gap che va sicuramente riempito. Quindi perché il corpo? Perché in un mondo che era dominato dal minimalismo, il minimalismo e il concettuale sono sicuramente due correnti artistiche che sono state, diciamo, realizzate nella loro massima espressione da artisti maschi bianchi. Quindi per una donna era difficile inserirsi in dei discorsi già molto strutturati e quindi si sono inserite usando quello che è la cosa più semplice e più vicina che avevano, il loro corpo. Un corpo rappresentato spessissimo nudo, un corpo glorioso ma anche estremamente sofferente, un corpo vivo, mestruato, sessuato, tutte cose di cui non bisognava parlare. Il corpo della donna era un territorio che è sempre stato, come dire, un territorio politico, perché la Chiesa e la politica mettono sempre il naso sul nostro corpo, su quello che ci dobbiamo fare, se dobbiamo abortire, se non dobbiamo abortire, se dobbiamo essere mamme, se non dobbiamo essere mamme, se la sessualità è un nostro diritto o un nostro dovere, tutte cose che per un uomo non esistono. Quindi è stata una battaglia seria quella che è stata compiuta dalle donne col loro corpo nell'arte. Perché il linguaggio? Perché la parola? Perché, come diceva Carlo Lonzi, in una società patriarcale, ovvero in una società in cui le regole venivano dettate dai pater, quindi dagli uomini, per una donna era anche difficile prendere la parola in una maniera diversa, in una maniera che fosse... le donne dovevano urlare, perché dovevano farsi sentire, quindi non si potevano esprimere né con un linguaggio sussurrato, né con un linguaggio troppo codificato. Ed ecco la poesia, ed ecco la performance, ed ecco anche la poesia concreta, che è, Bianca ne è una validissima rappresentante, la rappresentazione visiva, estetica della parola messa su carta. Già i futuristi l'avevano fatto, le artiste donne lo faranno in maniera diversa, proprio per attirare l'attenzione su delle tematiche che non potevano essere raccontate col linguaggio che era stato usato fino a quel momento. Bisognava rompere delle barriere e le donne lo hanno fatto sia nella pratica che nella teoria, perché non dobbiamo dimenticare che il femminismo teorizzato a Roma nell'estate del 1970 da Carla Lonzi e Tina Palotti e... Carla Cardi, è stato un movimento, è stata una delle più grosse rivoluzioni del secondo Novecento. Giustamente dice, mo vediamo se chiamandomi Tommaso Pinga la critica forse mi guarda un pochino di più, perché già quando vedevano Bianca Cucciarelli di Menna, donna, è la moglie di Menna, oh per carità. Quindi, e noi finora abbiamo trasciuto che Bianca è stata la moglie di uno dei più grandi, sicuramente stato facile, è uno dei più grandi critici storici dell'arte, direi soprattutto teorici, che ci siano mai stati, cioè Filiberto Menna, davanti al quale io personalmente mi levo il cappello e mi inginocchio proprio. Quindi difficilissimo, per cui questo statement, che adesso è molto di moda parlare di gender fluid, ma lei l'ha fatto in un momento in cui la cosa era decisamente sorprendente. Però toglietevi la parola, se non parlo. Sì, difficilissimo. No, volevo, rispetto a quello che ha detto appunto Laura e Paola, assolutamente è vero, mi sembra che oggi, in questi ultimi anni, si torna a parlare di una serie di tematiche che riguardano il genere femminile. La cosa fondamentale è che mi sembra che questo, il dato che forse va rilevato, è che questo è un elemento per cui noi siamo tornati nel nostro specifico, diciamo,
del mondo dell'arte a vedere lavori di artisti, perché il problema è che la questione era rimossa, ma noi, io stesso conoscevo il lavoro di Tommaso Binga, ma non avevo mai avuto la possibilità di ascoltare lei, di vederla, e questi sono regali che, diciamo, la storia, a proposito delle ragazze che dicevi tu che non ricordano se ci si deve vergognare o meno di essere femministe, il problema è che loro esistono grazie a quella storia, e se noi non rimettiamo, come dire, in carreggiata questi elementi, io vado a vedere Magma, vedo il lavoro della carta, che penso che la prima volta che è stato rimesso in piedi, sì, esattamente com'era, non è soltanto, come dire, la curatrice che è stata, ha avuto la lungimiranza o può rivedere i tuoi lavori che hai scelto di portare alla mia, il fatto che questa riflessione a noi ci sta portando indirettamente, direttamente, il regalo di rivedere opere, perché Ghetti la Rocca erano anni che non girava a pieno titolo e con, diciamo, con una, per cui il meccanismo è che si deve giustamente continuare a parlare. Ho visto di recente a Parigi la Monet, la mostra la Women House, che è qualcosa che ti sconvolge, cioè una mostra fatta nel 72 a Los Angeles, in una situazione in cui, come dicevi tu, queste due curatrici non avevano trovato lo spazio per fare la mostra e prendono la casa di uno che stava per ristrutturarla e in una settimana fanno l'ira di Dio in quella mostra. Quella mostra enorme, strutturata, grandissima, con opere di artiste importantissime, cito la Bourgeois per dirle tutte, ma c'è anche la tenda della nostra Accardi che a pieno titolo sta lì dentro, però racconta esattamente questo meccanismo della dimensione domestica intesa come prigione, perché in quegli anni era assolutamente necessario percepirla anche da questo punto di vista, e quindi la necessità di rompere e di creare una frattura, cioè la foto di copertina di questa mostra è di un artista che sta dietro uno specchio con scritto tiratemi fuori di qui, cioè voglio uscire di qui. E qui tutta la percezione dell'associazione, come è stato detto, tra il genere femminile, quindi l'identità, corpo, quindi immediatamente casa, per fortuna ci sono stati anni in cui da quella casa volevano uscire, anzi volevano fuggire, e quindi tutta una serie di riflessioni e di dinamiche nascono esattamente da questo meccanismo. Però quello che io vedo oggi è che c'è un'assenza di memoria, ma più che altro un disinteresse verso la memoria, perché il problema non è riattualizzare il pensiero femminista, il problema è prendere atto che certe cose sono successe e sapere che noi siamo qui soprattutto per quello. Il problema fondamentale, che è un mio punto di vista, credo che la cosa fondamentale che oggi vada, e non lo dico perché non credo che sia attuale la riflessione sul genere, penso che sia fondamentale che le artiste vengano invitate alle mostre, cioè le mostre dei curatori nostri, di chi è più importante di me, cominciamo a percepirla anche come un fenomeno di presenze e non solo di riflessione, perché diciamo ovviamente qui c'è Paola che ha appena fatto una mostra importante e di grande, però è un problema che esula da noi qui dentro, è un problema proprio di avere l'arte accanto, ti fa percepire poi che le artiste hanno pensato, hanno avuto un pensiero diverso, hanno avuto un pensiero di rottura, però poi ci sono anche le opere che parlano da sole e quelle devono veicolare, perché se veicolano diventa, come dire, il senso comune. Interessante anche sentire su questo argomento cosa pensa un artista di una generazione completamente diversa, che probabilmente forse non ha trovato tutte quelle difficoltà, quegli ostacoli che ha trovato Bianca, o magari li ha trovati in forma diversa. Sì, io non ho vissuto direttamente gli anni del femminismo, anche se sono nata nel 1970, mia mamma frequentava il PC, quindi la sezione di partito, quindi io in qualche modo le battaglie le ho vissute in questi circoli pieni di fumo di MS e quindi il libro di Cardanoggi, Autoritratto, è stato per me un'apertura, perché appunto tutti i testi che avevo letto sulla storia, sui grandi uomini che avevano fatto la storia dell'arte moderna e contemporanea erano interpretativi, e invece in quel testo di Cardanoggi c'era le interviste direttamente agli artisti, sì, e le loro parole,
e lì infatti ritornerei. È il metodo che poi ha ripreso Anzurri Kovist, tra l'altro, cioè la metodologia dell'intervista per dare la parola all'artista, che è sempre una cosa interessantissima. Ricurrendo invece la Lonzi lasciava proprio il fluire della la Lonzi la lasciava tale qualis, diciamo, che aveva anche un senso. Sì, e infatti quel libro mi colpì tantissimo. Poi ebbi l'occasione anche di parlare con Carla, con lei.
sì. Lei non si mostra mai il viso in queste foto. No, mai. Però c'è sempre, diciamo, l'iconografia è molto simile, c'è sempre una finestra, c'è una, diciamo, un ruolo di una seduta che è un letto, ma la finestra c'è sempre e lei è sempre in posizioni, diciamo, disarmoniche. O sono quelle in cui è, diciamo, proprio quasi con le stesse, come quando stai sdraiata sul materasso, ma le foto dove lei è in piedi sono sempre foto complicate, sono posizioni, posture complicate, non sono mai, non raccontano mai un'armonia o il rapporto con l'esterno, nel certo. senso che c'è no, lei dietro quella finestra che non riesce a uscire. Io ho sempre percepito, ma in realtà, cioè, io ho sempre considerato non me, ma me come una unità di misura alta tot che si muove. Poi ci sono appunto gli autoscatti che in qualche modo mi servono anche per studiare le strutture, che sono quelle di cui parli, cioè c'è questa posizione più armoniosa. Ma gli autoscatti di cui parla Laura, appunto più tormentati così, quelli nascono da un'oggettiva fatica, proprio fisica, di appunto di correre, perché il tempo, non so, non l'ho mai misurato, saranno 3 secondi, una vecchia pratica, cioè non lo so, Giovanni, tu, quanto è il timer? Sarà 3 secondi? Boh. E infatti io ogni volta mi dicevo, beh, Giovanni ci fa da consulente. Quando arriverà a una certa età, non potrò più farli. Già sapevo che era una cosa che iniziavo, che aveva avuto una fine. Così anche quando mi metto lì e dipingo sui soffitti o sul muro le figurette, ma tantissimo nel disegno, certo. Perché c'è un gesto per cui, per esempio, spesso quei disegni io li faccio grandi quanto me. Sì, life size, sì, grandezza naturale, uno a uno, scala 1 a 1. E che è come ricostruirmi, però sto lì in piedi davanti al muro a fare questo. Ma la cosa gesto, anche che diceva Claudio prima, di questo tipo di disegno, che poi appunto io dopo ti chiederò del disegno, molto, e che è molto difficile da eseguire tecnicamente, diciamo, anche quello è una forzatura che porta il corpo a un estremo limite. Sì. Allora, magari, chissà se questo tipo di problematica anche del malessere del corpo, della sofferenza del corpo c'è anche in Bianca, ma magari lo prendiamo con una sua... Bianca è più gioiosa, riprendiamo con la sua performance. Sì, volevo riaggaggiarmi ad una cosa, sì, che tu mi hai detto, perché mi chiami. No, mi sono ricordata una cosa, davvero ragazzi, che mi ha ricordato una cosa divertente. Per gli uomini che allora seguivano le ragazze e le fermavano, signorina, permetti una domanda. Allora uno arrabbiava, allora io invece mi ero inventata una cosa bellissima. Sì, sì, dica, però subito per cortesia, perché io ho fretta, devo andare avanti. E quindi lo smontavo. Che mi piace, sì, però io ho fretta, mi ripeto. Il mio corpo nudo, io avevo pensato di fare questo alfabeto che potesse comunicare non soltanto con lettere, ma fosse il corpo l'alfabeto, sapevo come farlo. È stata una combinazione perché ho incontrato una bravissima fotografa. Verita Monzelles, che stava a ci siamo conosciuti a una mostra che aveva organizzato, sì, la Romana Loda. Romana Loda è stata la prima donna italiana a organizzare mostre di donne, ma mostre importantissime. Tanto è vero che a un certo punto qualcuno ha avuto paura, perché hanno cominciato a far circolare una voce, gli uomini sicuramente, e questo è un ghetto, le mostre di donne sono dei ghetti e quindi non valgono nulla. Allora qualcuno se n'è andata, si è ritirata, si è ritirata. Non voglio partecipare a queste mostre, sono donne, e poi sono donne. Quindi ho incontrato Verita Monzelles, che in quel momento stava proprio facendo un lavoro sul corpo e in contrapposizione con il potere della religione, e quindi aveva scelto mi pare che era una ragazza che lavorava in un teatro, che la parte posteriore e le gambe, la linea tra i glutei e le gambe, sì, formavano una croce. E quindi lei partiva, sì, da questa immagine di, sì, croce,
con persone che stavano a mani giunte dinanzi alla croce, che un po' alla volta la croce si materializzava e diventava un buono, termine preciso. E chiaramente era una cosa molto forte. Addirittura nell'ultima, che poi lei l'ha eliminata, perché noi abbiamo portato in giro poi queste mostre da Bari a Padova, e a Padova ci hanno fatto togliere delle cose perché non hanno voluto. È stato censurato. L'ultima foto l'ha tolta perché alla fine c'era un dito che penetrava nel sedere, quindi era molto forte, veramente. Però delle cose bellissime, straordinarie. Vabbè, ora detto fatto questa premessa un po'. Questo racconto, passiamo invece di nuovo alla lettura. E che bisogna riprendere quella della vita donzella, perché anch'essa era fatta delle cose. Sì, è vero. Io mi ritrovavo un paio di suoi lavori che ho cercato di mettere in giro, di dare a queste mostre che ultimamente sono state fatte. Beh, qua c'erano tutte le poesie, ma adesso cambio un po' il genere. Cambiamo genere, che facciamo? Allora, una poesia classica. Come vi ponete con la storia? Siete mai posti? Avete pensato a come porsi con la storia? Ecco, come ti poni con la storia? Voi? Come vi ponete con la storia? Tu come ti poni con la storia? Non hai parole? No, infatti mi è capitato perché a qualche convegno prima delle elezioni politiche mi avevano un giorno invitato, Bianca viene a recitare una poesia, c'è uno che si presenta alle politiche, e allora lui ha presentato il suo discorso, il suo programma, e io mi sono avvicinata e ho detto: scusi, ma lei come si pone con la storia? Come porci o come sorci? Come porci con la storia? Ria? Come porci con la gloria? Ria? Come porci? O come sorci? Come sorci? O come orci, come orci, come orci, come orci, o come orchi, come orchi, come orchi, come orchi, o come occhi, come occhi, come occhi, per guardare e riguardare, per scrutare e discrutare, percepire, per capire. E se dico capirei, vuol dire che ho capito. Capirei. Tutti i capi sono rei. Il mio capo e la mia testa. La mia testa è re pressa, e serrea per la ressa dell'idea. Con un eco in lontananza si riode quella istanza. Come porci con la storia? Ria? Come porci con la gloria? Ria? Come porci, se facciamo solo gli orci. Qualcosa del lavoro di Bianca, chiede qualcosa a Bianca, e Paola fa altrettanto con Donatella.
quando mentre Donatella raccontava del suo lavoro non ho potuto non tornare con la mente a Francesca Woodman, la meravigliosa artista americana morta sicuramente troppo presto, che ha vissuto a Roma tra l'altro, ha vissuto un anno a Roma nel 77 perché era studentessa alla Rhodes School of Design ed aveva, siccome era molto brava e talentuosa, aveva diciamo in qualche modo vinto un soggiorno a Roma, dove peraltro frequenta tantissimo la libreria Maldor, che adesso non c'è più, no, mi pare che ci sia ancora. Eh sì, sotto un altro nome, credo. Sì. All'epoca era una libreria vicino a Campo dei Fiori, molto interessante, che si occupava di surrealismo, e Francesca Woodman peraltro ha sempre riverberato grosse stanze surrealiste nel suo lavoro, ma la cosa che mi ha fatto pensare a Francesca sicuramente è il tuo corpo messo in un ambiente, nel suo caso un ambiente non domestico, un ambiente diciamo della Bre, in un ambiente post-industriale lasciato in rovina, nel tuo caso invece è camere d'albergo anonime, però comunque ambienti non propriamente domestici nel senso affettuoso, però anche ambienti comunque non deputati, non luoghi deputati dell'arte. Non luoghi deputati dell'arte, e tutte e due vi siete autoritratte. Comunque la pratica dell'autoritratto è una pratica importantissima in tutto il discorso delle artiste donne. Ovviamente, giustamente, come ha detto anche Laura inizialmente, oggi è una pratica che è diventata globale, perché chiunque con un telefonino si può autoritrarre, ma io parlo un approccio pionieristico all'autoritratto, in cui c'era veramente uno sforzo fisico, la preparazione della camera, il tempo che uno si dà, le luci, il fatto di avere in testa un'immagine e doverla riproporre velocemente, cioè, come dire, era abbastanza una sfida. Ti va bene questo parallelo? Sì, beh, è un onore. Io ricordo la grande mostra a Palazzo delle Esposizioni su Francesca Woodman, ricordo che non la conoscevo come artista, perché a me quando io studiavo non c'era internet, per cui era abbastanza complicato, se l'insegnante non ti dava delle indicazioni, io andavo anche nella biblioteca della Galleria Nazionale, ma non mi facevo fare il permesso, ma non sapevo neanche cosa domandare, perché ero, cioè, appunto, si fermava l'insegnamento, si fermava allora agli impressionisti. E quindi ricordo il forte impatto, sono stata molto male dopo aver visto il suo lavoro, ma veramente male. E poi appunto sapere che si era suicidata e rendersi conto di come in un arco di tempo brevissimo sia stata capace di realizzare così tanta produzione. Diciamo che altre volte mi è stata posta questa, qualcuno ha detto, ma perché spesso nel mio tipo di artisti noi ci serviamo delle parole che si scrive per capire anche quello che noi stessi facciamo, perché magari io mi do delle regole, però non so neanche bene dove vado a parare. E nei miei Toscatti forse c'è meno direzione verso la morte, ma più, in fondo io nell'arte cerco una speranza, e non solo per me ma anche per chi la fruisce, uno spiraglio come dicevo prima, mentre nell'immenso lavoro di Francesca Woodman si avverte questa caduta, questo voler proprio andare incontro fino a spingere l'acceleratore. Poi nel suo lavoro ovviamente, mentre nel mio c'è lo specchio, questi elementi di tra virgolette quotidiani, ma come dicevate entrambi non ufficialmente quotidiani, e poi rientrano i fiori, gli elementi. Sì, per me lei è una grandissima voce. Infatti io poi sono andata in questa libreria dove c'erano tutti i fiori negativi, però non riuscivo a guardare. Mi dava, infatti conosco, cioè alcuni non posso guardarlo, non posso guardarlo più di tanto, quello che mi fa stare male. È magnifico, è spettacolare.
È un lavoro molto forte. Sì, è un... Ma ecco, una parte di quella. Direi una cosa che volevo dire prima, che mi era venuta in mente ascoltando sia Bianca che Donatella, e che invece forse ecco, su questo si può dire la grande diversità con Francesca Woodman. E in Francesca Woodman il corpo è proprio il suo, sì. È un corpo individuale, è lei come individuo, come persona che si fa riconoscere, che soffre, che si mostra e che porta su di sé i segni. E quindi è veramente diciamo, un corpo di una persona, di quella persona. Mentre sia in Bianca che in Donatella, seppure in modi diversi, un ulteriore punto di contatto mi sembra questo, appunto anche in base proprio a quello che loro hanno detto prima, che non è mai il corpo autobiografico, è sempre una c'è una spersonalizzazione. Poi qualcuno anche a proposito di Bianca aveva scritto di spersonalizzazione, adesso dopo lo cercherò e ve lo dirò. Esatto, anche te non mostri mai il viso, cioè nessuna delle due mostra mai il viso e questo non permette l'identificazione, diciamo, cioè noi le identifichiamo perché sappiamo, no? Quelle due sagome, una è Donatella, una è Bianca, le abbiamo con Erika, abbiamo pensato che era molto interessante accostarle nella stessa parete, però in realtà non sono né Bianca né Donatella. E potrebbero essere qualunque altro corpo femminile, c'è e quindi si tratta di un corpo collettivo in qualche modo, di un corpo che non è quello strettamente autobiografico, strettamente individuale. Questa a me sembra una cosa molto importante. Claudio, vuoi domandare qualcosa a Bianca? Diciamo, l'opportunità di stare vicino a Bianca, quello che vorrei dire è che diciamo, io appunto ho già detto prima, conoscevo il tuo lavoro ma non ti avevo mai conosciuta, non avevo mai avuto l'opportunità di vedere in così breve tempo di assistere alle tue letture, vedere i tuoi lavori, e ti assicuro che cambia proprio il modo come vedi un artista, perché hai voglia a vedere sui cataloghi, andare su internet e scoprire un artista di cui si parla. Certo, no, cioè stanno a sentire, vedere i lavori, girarci intorno è proprio tutt'altra esperienza. La cosa che appunto conoscevo di te e sapevo che c'era questa tua grossa forza nell'andare contro le convenzioni, di aver addirittura cambiato il nome, di lavorare su queste questioni di genere in maniera molto radicale, ma con una leggerezza assolutamente che è inscindibile dal tuo lavoro. Cioè quando si sorride davanti al tuo lavoro non è mai una risata e basta, ma perché stai parlando d'altro. La cosa che a me meraviglia, ma penso di non essere l'unico, è il fatto che questa forza, questa tua leggerezza non si è storicizzata, nel senso che spesso tu sei di una generazione per cui noi oggi vediamo i lavori e diciamo era lì, in quel contesto, rompeva gli schemi, si divertiva, la famosa una risata li seppellirà. Tu continui a seppellire cose e persone con le risate ed è un elemento per me incredibile di capire quanto la forza dei tuoi lavori sia ancora così, appunto irrompe sulla questa capacità di leggerezza che trasmette ancora il lavoro. Non l'hai storicizzata e per me è una cosa incredibile. Allora Bianca mi aveva detto che lei era così anche a 10 anni, cioè che lei è sempre stata così, che lei è sempre, cioè, la cosa che le interessava di più era far ridere gli altri, ecco, e quindi anche a scuola spesso prendeva dei rimproveri eccetera perché doveva far ridere per forza tutti, e quindi e poi anche diciamo essendo, perché io mi ricordo, ecco la comica, proprio lei è stata una comica, essendo anche stata, perché io mi ricordo, io l'ho conosciuta 40 anni fa, Bianca, una donna anche molto bella, eccetera, però lei non si è mai vestita da bella donna, anzi anche nelle performance si travestiva, addirittura ce n'è una che si intitola Vorrei essere un vigile urbano, dove c'è lei combinata da vigile urbano col fischietto, cioè si metteva in ridicolo, si ridicolizzava proprio per questa aspirazione a far ridere. Diciamo. Però per esempio il lavoro che c'è adesso alla calcografia, quelle due piccole fotografie che diciamo le vedi, è come se
cioè quelle due foto sono hanno una potenza incredibile ancora oggi, cioè non è, e l'operazione la conosciamo, sono stati quegli anni, era importante farlo, ma sono quei lavori che non sempre capita di vederli così, diciamo, di una certa data e dopo 40 anni, 30 anni, 50 anni dire sono esattamente, hanno un'attualità dirompente, e quello penso che è proprio questa tua vena che continua a reggere quei lavori, non sono soltanto belli e importanti storicamente, sono proprio lavori che arrivano, camminano da soli, ancora oggi. L'operazione poi ha avuto anche, hanno dei risvolti un po' dolorosi, devo dire. Sono tante cose, ma io ho fatto, per le persone che non hanno visto, sono due foto. Una è la mia originale di quando mi sono sposata, quindi con un vestito bianco, corto. Perché in quel periodo non si vede ci conto. Si sposava in corto, non si vede perché vabbè, un vestito corto che non era uscito di moda in quell'anno, e infatti è durato pochissimo questa moda. E siccome mi interessava, tanto costava anche molto di meno, non c'era strascico, non c'era nulla. Si risparmiava stoffa sullo strascico. Anche il mio vestito da sposo è un vestito che avevo disegnato io. Quindi era già una performance. Che allora c'erano le sartine che poi uscivano, eccetera, tantissimi anni. Non so se qualcuno sa la mia età, io ho quasi 90 anni. E quindi mi sono disegnato il mio vestitino, l'ho fatto fare e il velo non l'ho voluto mettere, però al posto del velo mi hanno fatto una cucciaturina di tulle in testa, eccetera. Ma sono stata anche molto criticata da noi senza velo, senza roba. Comunque, quando poi ho pensato a questa performance, sono andato da un amico, Cossaglia, che mi ha fatto una serie di fotografie. Che hanno era un fotografo, sì. Sì, come lo conosce. E queste foto hanno delle analogie. Io, vestita da sposa, stavo dinanzi ad una 500, loro c'erano le 500 che avevamo comprato a tarde, e in mano tenevo un mazzolino di fiori, l'altra invece io stavo vestita da uomo, che poi tra l'altro era il vestito di Filiberto, certo. Il vestito, la cravatta, ed stavo vicino ad una macchina da scrivere, e anziché avere un mazzolino di fiori in mano avevo un foglio di carta, certo. In mano. Quindi c'erano tante analogie. Quella stava in un prato dove c'era dietro un paesaggio reale, lì stavo nella casa di Bossaglia e dietro c'era un quadro che rappresentava un paesaggio un po' astratto. Insomma, queste erano tutte le analogie del momento. L'invito, noi abbiamo mandato questi inviti, poi c'è stato il gallerista che ha mandato gli inviti ai suoi amici che non erano i nostri. I nostri amici ci conoscevano, sapevano quelli che facevamo, che facevamo sempre delle cose di questo tipo, un po' bizzarre. La casa di Bianca e Filiberto era sempre aperta a tutti gli amici, c'erano sempre feste, giochi, si vedeva sempre, Bianca organizzava. Io organizzavo dalla A alla Z le cose che dovevamo fare, le volte pensavo, no, se io non voglio partecipare a quelle cose che perché no, dai, prego, dai, facciamo questa cosa. Poi invece lo sai che lui era anche giocherellone e quindi... Sì, poi alla fine Filiberto si sembrava serioso, ma poi si divertiva. E vabbè, allora che stavamo dicendo di questa... E mandiamo mandiamo questi video, logicamente c'è scritto Tommaso Big, Bianca Men, oggi spose. Ma quella letterina... Perché lei l'ha coniugato al femminile, ovviamente. Allora, ma spose nessuno l'ha notato, perché... No, non erano... esatto. Devo dirti, non me lo ricordavo neanche io, che l'avevo visto. Io mi ricordavo oggi sposi, invece tu no, giustamente mi hai ricordato oggi spose, cioè al femminile. In effetti è una cosa che già ho fatto io tanti anni fa e poi successivamente. E poi in quel periodo io facevo anche delle ricerche e ho fatto anche una performance ti scrivo solo di domenica. Sì, per un anno questo è anche interessante, perché la domenica è l'unico giorno al femminile della settimana.
ti scrivo solo di domenica perché è l'unica giornata femminile della settimana. Anche io mi sono imposta delle cose come hai fatto tu. Certo, dei giorni paletti. Mi sono imposta ogni domenica di scrivere una lettera. Quindi per un anno io ho scritto ogni domenica una lettera ad una amica immaginaria. E in questa lettera c'è il percorso di una donna, di qualsiasi donna che è chiusa in casa, che vuole partire, che poi rinuncia a partire, eccetera, eccetera, dopo tante vicissitudini che io recito, e ogni, poesia, ogni lettera è brevissima, sono tre righe, insomma, non è solo lettere, sono quasi delle poesie degli altri, diciamo. E alla fine, eccoci, mia cara amica, che c'è questo refrain iniziale, chiamiamolo, è sempre così, mia cara amica, ti scrivo di domenica perché è l'unica giornata femminile della settimana, mia cara amica, ti scrivo alle ore 6, mi piace la linea verticale delle lancette, mia cara amica, oggi ho fatto, e così via, perché alla fine voglio partire, poi io parto con la zattera, poi parto con una nave, poi non parto con la nave, parto con la zattera, insomma alla fine... Mia cara amica, non parto più. Mi sono attesa. Mia cara amica, guardare le nuvole è come partire. Ed ora parlami della tua vita. E concludo in questo modo, insomma, questa lunga lettera, questa lunga missiva che è durata 52 settimane. Quindi alla fine con l'ho raccolto, ho fatto anche una performance a Torino la prima volta. E qualche altra volta adesso voglio recitare di nuovo. Io volevo sentire se magari c'era qualcuno che voleva fare qualche domanda, dire qualcosa, o anche se Donatella vuole aggiungere qualcosa, se c'è qualche intervento, visto che siamo molto corali, diciamo, ci siamo organizzati coralmente. Io vorrei fare una testimonianza come sì, collezionista e non come... Certo. Io conosco Donatella... Giovanni Cotroneo. Da quasi 20 anni, e devo dire che la mia testimonianza è abbastanza in contro tendenza rispetto a tutto quello che è stato detto finora. Donatella finora, perché il primo lavoro che abbiamo di Donatella sono i due materassini di Villa Media. Sì, esatto. E io in quel lavoro non riesco a vedere nessuna tristezza, è un lavoro pieno di poesia, sì, di favola. Sì. Di allegria. Beh, favola l'abbiamo detto, no, e anche ironia. Di allegria, non vedo tormenti, e mi fa piacere ogni volta che lo vedo, stando a casa, ripercorrere questo, intanto questi 20 anni passati insieme a Donatella, e soprattutto mi dà questo senso di calma, di tranquillità, di serenità. Gli autoscatti che noi abbiamo di Pietroburgo, eccetera, ci sarà anche retroscena che dice Donatella, giustamente, perché se lo dice l'artista è così, certo, ma io non riesco a vederci in Cristo. E certo, poi alla fine parla il lavoro, diciamo. Cioè, noi ora lavoro, stiamo facendo parlare le artiste, è un lavoro che però in realtà poi parla il lavoro. Di serenità, invece, cioè in questa figura di donna abbandonata sul divano, io vedo un momento di riposo, non un momento di tormento. Detto questo, avendo però conosciuto Donatella e avendo con lei vissuto tutti i suoi travagli, soprattutto familiari più che artistici, riconosco in lei una forza d'animo e un carattere talmente incredibili che giustificano ampiamente sia quello che lei fa, che ha fatto e dove, e quello che farà, e le auguro che ne faccia ancora tanto, ma soprattutto... diciamo, le danno, le voglio dare il merito di essere la donna che è, più che l'artista che è. Voglio dire, le mie testimonianze più verso la donna Donatella che non verso l'artista. Bellissima testimonianza. Vedete, come sempre, dai collezionisti c'è sempre da imparare. Io questa è una cosa che ho capito nelle No, ma cioè, vuol dire, il collezionista compra l'opera e quindi ci crede, perché ci crede, perché gli piace, perché rimane colpito, e quindi ci crede, e quindi giustamente legge quell'opera in profondità. Poi la favola di Pollicina, che io leggevo sempre le mie bambine, certo, per quello che la conosca a memoria, perché è una favola che ha dei risvolti molto femministi in realtà. Insomma, questa Pollicina cercherò sempre di farla sposare con degli animali sbagliati, il talpone, il rospo, così.
E però lei come finisce? Finisce benissimo, perché lei finisce che si sposa il re degli elfi, perché lei è un personaggio elfico, sì, in realtà. Sì, quindi c'ha una fine meravigliosa, mi ricordo ancora l'illustrazione, tutti, sì, questi fiori, con tutti questi principini, insomma, loro due sposi, bellissimo. Comunque, e quindi la gioia. E comunque c'è volevo solo aggiungere che quando Giovanni ha citato i due materassi, ho detto di sfuggita Villa Medice, quella è stata una tappa importante nel lavoro di Donatella. Dunque, c'era questo ciclo di mostre molto importante a Villa Medici, curato da Laurence Bossé, Caroline Christophaker, Jeff Hans e Ulrich Kobris. E quell'anno c'ero anch'io come curatore aggiunto per l'edizione sul giardino, è stata una mostra veramente, una serie di mostre veramente bellissima, un'edizione meravigliosa. E la cosa meravigliosa è che noi abbiamo fatto fare nel bosco una folie, cioè rifacendoci a quelli che erano i giardini storici. Nei giardini storici c'era la folie. La folie era uno spazio, una sorta di uno spazio all'aperto, diciamo, un punto di incrocio tra interno e esterno. Ecco, un'altra cosa che c'è sempre nel lavoro di Donatella è proprio questo punto di incrocio, di intreccio tra interno ed esterno. E la folie poteva essere un gazebo, poteva essere. In quel caso era stata affidata a un gruppo di giovani architetti che erano gli Stalker. No, scusa, gli Stalker avevano fatto il tunnel, erano gli A12 che avevano fatto la folie. Un giovane gruppo di architetti milanesi che poi fece anche il padiglione, la zona alla Biennale di Venezia diretta da Massimiliano Gioni. Loro avevano creato questa specie di cubo trasparente, diciamo, nel bosco di Villa Medici, dove Chiara Parisi, che era allora nostra giovane assistente, poi direttrice di Bassivier della Monet e ora curatrice del ciclo di mostre a Villa Medici, era la giovane curatrice che aveva curato un ciclo di giovani artisti, tra cui Simone Berchi, e c'era Donatella che aveva fatto questo lavoro con questi materassini, che poi appunto è stato acquisito nella collezione di Anna Rosa e Giovanni. Quindi quello è un punto anche molto, molto importante, diciamo. Molto bella la storia anche di prima Terassini, il fatto che lei l'ha già fatto insieme alla mamma, a casa. Come nonna. Con la nonna. No, ma io vi ringrazio perché appunto questo era quello che dicevo prima, cioè che poi... Che poi torna il lato familiare in casa lingua. Che poi io possa soffrire, essere disagiata nella produzione, però l'obiettivo è proprio quello di alzare lo sguardo, di stare bene, per cui mi fai un regalo dicendomi questo, perché vuol dire che arrivo nell'obiettivo che mi sono data. Che ti sei prefissata. Sì, sì. Allora vogliamo, se non ci sono altre persone che vogliono intervenire, vogliamo far concludere, sì, a Bianca? Certo. Cosa ci hai preparato per la resa finale? La conclusione che ho bisogno di un coro. Un coro? Ora partecipiamo. Partecipiamo. Ok. Taglio dei capelli. Comunque no. Nonostante che la mia voce sia potente, sono un po' rauca, non so se è rodata. Ho sbagliato. No. Allora, questa poesia l'ho fatta tanti anni fa, e deve essere una specie di documento, e anche una poesia sul corpo, è una poesia sul corpo. Vabbè, facciamo così. L'utero partorisce alfabeti nudi, novizi spaventati a seminare sementi nei deserti della umanità, con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Le palpebre guardano senza
senza batter ciglio, a colpo d'occhio, i beni della Chiesa, roba espropriata per carità, con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Il naso respira odore di patria bruciata in ricuciti sacchi e doppi elmetti, polvere di verginità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Il polmone pompa aria sul cuore senza sosta e senza spargimento di sangue per soffocare la creatività. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Il braccio percuote secolare angeli e galeotti assetati di sole solo per lealtà. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. La mano afferra carnivori amori e li addinta dinanzi allo specchio, illusione di felicità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Il piede oscilla fra due stivali, patrimonio registrato a nome di terzi, come sigillo di onestà. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Il culo non ha storia, è un infortunio sul lavoro. L'ha regalata ai poveri in cerca di identità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Con 40 gradi all'ombra e 98 di umidità. Umanità, carità, verginità, creatività, lealtà, felicità, onestà, identità, tutto nel baule dell'aldilà. Con 40 gradi all'ombra e